stato in ottava, commissione, noi impegniamo la giunta, ve lo dico in modo particolare all'assessore De Capitani, che poi saprà ben specificare e articolare quali già gli interventi fatti e quelli in essere. Soprattutto ho sentito parlare di PAC, di PSR, fondi di garanzia, strumenti economici di emergenza, ordinari e straordinari, di attivare tutti questi canali creditizi affinché vengano date risposte immediate alle aziende agricole che hanno la necessità di mettere in sicurezza strutture e prodotti animali per evitarne il deperimento. A sottoporre poi alle istituzioni nazionali e europee la situazione emergenziale legata al terremoto, al fine di individuare misure e risorse a sostegno delle popolazioni colpite, con particolar modo attenzione alle aziende del comparto primario, a promuovere il consumo dei formaggi a pasta dura danneggiati dal sisma attraverso il coinvolgimento dei servizi di ristorazione collettiva e pubblici affinché acquistino il prodotto dei caseifici coinvolti dal terremoto, visto a prezzi concordati, visto parecchi colleghi che oggi sono usciti e sono rientrati con la sportina, come direbbe Pavesi, che è di Via Dana, con dentro lo spicchio. Spicchio però faccio un po' fatica a dire spicchio di formaggio, perché lo spicchio di formaggio anche nell'italiano arcaico non esiste. A favorire accordi con i rappresentanti della media e della grande distribuzione al fine per far loro acquisire come misura emergenziale il sostegno alla più ampia quantità possibile di prodotti derivanti dalle imprese colpite dal terremoto. A concretizzare prontamente ogni altra utile iniziativa a sostegno delle imprese agroalimentari danneggiate dal sisma affinché sia loro consentita la più celere ripresa delle attività produttive. Occorre però, e questo credo che l'assessore lo sappia molto bene, perché come ho fatto io ho avuto soprattutto lui in maniera primaria rapporti, non confondere il fatto del ritiro dei formaggi così sì che si implicita, perché il rischio che potrebbe avvenire è quello di un effetto domino, cioè di demolire il mercato interno rispetto a questo grande prodotto di qualità. Una delle cose che mi era stata suggerita, però non essendo io un tecnico del settore, la ribalto immediatamente al collega assessore, è quello che soprattutto i consorzi parlavano di un ritiro di questi prodotti attraverso l'AGEA, che poi però non venisse più commercializzato sul territorio né italiano né europeo, ma mandato su altri mercati che oggi non fanno uso del nostro prodotto, perché sennò ci troveremo di fronte a situazioni di speculazioni molto pesanti. D'altra parte, una delle richieste fondamentali è quella dell'apertura, e qui lo ribadisco, delle linee di credito da parte del sistema bancario. Io ho visitato insieme al collega Pedretti e al collega Bottari un caseificio che era uno dei più piccoli caseifici presenti sul territorio mantovano, piccolo, che aveva danni per 8 milioni di euro, per cui ci troviamo di fronte a delle misure, dei numeri che sono pesantissimi, che non riescono neanche a spostare, non riuscivano allora neanche a spostare le forme, perché visto il continuo muoversi del terreno diventa un po' difficile mandare all'interno di operazioni. Sistemi molto particolari, perché chi non lo sa poi lo impara sul campo, le famose spalliere che mantengono le forme di formaggio all'interno di questi magazzini non possono essere tagliate a caldo, ma cari lo sa che è a Mantovano come me, come Bottari, anzi scusate, ma purtroppo 17 anni di esperienza mantovana mi hanno portato a questo, il rischio è quello dell'incendio del magazzino con la scomparsa del materiale. Per cui credo, cavaliere Cavalli, mi perdono il gioco di parole, però qui non è che uno voglia piantare le bandiere, sta di fatto che uno è un po' più sensibile dell'altro, perché se io dovessi dire la sensibilità del Consiglio regionale rispetto al terremoto è questa, capisce bene che io faccio parte di un gruppo che l'85% è presente in aula, magari qualcun altro la vede come la visione del terremoto, un passaggio che va e che viene, e magari funziona così e basta.